Buongiorno a tutti, invito i primi tre relatori a prendere posto al tavolo. Tu mettiti pure lì. No, si mette pure qui come preferisce, in uno di questi posti. Tanto poi vi alternerete alla posizione. No, può aspettare, tanto c'è una breve pausa prima del quarto. Sì. Perfetto. Al programma originario è stata apportata una modifica, probabilmente perché Maureen non sta molto bene, è ricoverata in ospedale, porta i suoi saluti. Al suo posto abbiamo invece Paolo De Montis, uno studente di didattica museale presso l'Accademia di Santa Giulia di Brescia, studioso di spade bresciane e che presenta gli ultimi dati di una sua ricerca intitolata Schiavone e iscrizioni in cirillico croato, alcune considerazioni. Passo la parola a Paolo. Buongiorno a tutti. Oggi vi parlerò di un gruppo di schiavone che ho studiato, contraddistinte dalla presenza di un'iscrizione in croato cirillico sulla controguardia. L'aspetto interessante è che il croato cirillico è un alfabeto non molto comune neanche in Croazia. Si è diffuso grosso modo dal XII al XVIII secolo nelle regioni della Dalmazia, di Ragusa e in Bosnia. C'è stato un uso sporadico anche fino al XX secolo. Nelle slide potete vedere due glossari, uno cinquecentesco e uno seicentesco, con i vari caratteri dell'alfabeto. C'è anche la trascrizione in caratteri latini. Cesare Calamandrei e Stanko Pektovic hanno distinto tre tipologie particolari di iscrizioni. Una, composta da un solo termine, è trascrivibile in caratteri latini come Girgur, Gregorio. Un'altra, di due termini, è trascrivibile in caratteri latini come Girgur Maestor, Maestro Gregorio o Artigiano Gregorio. Una terza, composta da tre termini, è stata trascritta finora come Girgur Maestor Sava, Mastro Girgur Sava, dove Sava andrebbe a riferirsi al fiume che bagna la regione settentrionale della Croazia, o alla regione bagnata proprio da quel fiume, o al santo della Chiesa ortodossa. Ecco, in questo caso abbiamo un esempio della firma di Girgur, la più semplice, con un solo termine, da una schiavona in collezione Marzoli. La cosa importante e interessante è come Robert Elgood, nel suo importante studio sulle armi balcaniche, abbia un po' dato una visione generale di Girgur. Secondo questo studioso, Girgur sarebbe stato un armaiolo vissuto a Boka, nel Montenegro, che più che fabbricare armi, marcava armi che gli giungevano in possesso, tramite contrabbando, anche oggetti di riuso. Secondo invece Cesare Calamandrei, la locazione del presunto fabbricante di armi sarebbe da individuare nella regione della Sava, data la presenza di quest'ultimo termine nell'iscrizione. In collezione Marzoli abbiamo per l'appunto una spada con la famosa iscrizione da tre termini. È stata mia premura passare l'immagine della schiavona a tre studiosi in materia, proprio che conoscevano il cirillico croato, e sentire un po' cosa mi dicevano sull'argomento. Abbiamo un po' i risultati. Allora, la prima studiosa a cui ho fatto vedere la trascrizione è la professoressa Grozana Franov-Zikovic di Zara. Secondo lei la trascrizione sarebbe Girgur Maneto Kara, dove Kara andrebbe a indicare la città di Zara. Secondo invece il professor Marco Rimac, la trascrizione sarebbe Girgur Maestor e avrebbe un po' di dubbi sul terzo termine, che secondo lui potrebbe essere una data.
un aspetto molto interessante, sempre dato dal professor Rimac, è che Maestor potrebbe anche essere l'abbreviazione di un cognome, forse Mastorovic, che era un cognome molto diffuso nella Croazia del tempo. È molto interessante il fatto che la terza trascrizione, operata dal professor Matteo Zagar, combaci quasi praticamente allo stesso modo con quella di Rimac. Vediamo infatti Girgur, Maestor, e una data anche qui. Il professor Zagar mi ha dato una trascrizione che è 1731. Questa trascrizione è molto interessante e importante perché coincide grosso modo con i fornimenti più tardi iscritti dal nostro Girgur. Quindi, abbiamo forse una risposta al quando però nostro Girgur. C'è un'altra domanda importante a cui non abbiamo ancora risposta, dove però è difficile che abbia operato a Sava, per due motivi fondamentali. Come già accennavo prima, il cirillico croato era diffuso prevalentemente nella regione della Dalmazia, nelle regioni della Dalmazia, nella regione di Ragusa e in Bosnia, non nelle regioni settentrionali della Croazia. Un altro aspetto importante, il rimando a San Sava, è un po' difficile perché San Sava era un santo della Chiesa ortodossa, non tanto della Chiesa cattolica. In un contesto come quello croato, cattolico, un rimando a San Sava è davvero difficile. A questo punto mi sono fatto un paio di ipotesi sulla possibile locazione di questo fabbricante d'armi. Ho pensato alle zone di diffusione del cirillico croato e a due città che potevano fornire grossi mezzi, molti materiali anche, al nostro fabbricante per produrre o marcare armi. Le due ipotesi sono da una parte Zara, in Dalmazia, e dall'altra parte Ragusa, nella regione di Ragusa. Beh, Zara era una città importantissima ancora nel XVIII secolo, un centro importante che, se vogliamo, non aveva ancora conosciuto la crisi che conobbero i Balcani veneziani nel XVIII secolo, una regione dominata dalla Repubblica di Venezia. Dall'altra parte abbiamo la città di Ragusa, che nel 1667 subì un catastrofico terremoto, però ancora nel XVIII secolo era comunque un importante fulcro commerciale. Quindi le mie ipotesi al dove sono Zara e Ragusa. Un altro aspetto molto interessante, individuato anche questo da Cesare Calamandrei, è la compresenza dell'iscrizione di Girgur con due marchi identificativi, se vogliamo, in alcune schiavone. I due marchi identificativi, da una parte, sono il leone in Moleca, che dovrebbe per l'appunto contraddistinguere delle armi prodotte a Brescia per l'esercito veneziano, e dall'altra la firma MC, anche questa sulla controguardia, che comunque dovrebbe essere, secondo quanto affermato da Fotti e Tranchini nelle antiche fabbriche d'armi di Ceneda e Serravalle, la firma dei Marson di Ceneda. Quindi abbiamo comunque delle evidenze che potrebbero dimostrare come il nostro Girgur non sia tanto un fabbricante d'armi, come diceva per l'appunto Elgood, quanto un assemblatore. È interessante anche un documento che ho ritrovato sempre nel libro di Fotti e Tranchini, che riporta data 1588 e per l'appunto contiene singolari disposizioni per frenare la vendita clandestina di lame nei territori di Levante, quindi anche nei Balcani. È interessantissimo perché la delibera di quest'ultimo documento è raccomandata da alcuni paesi, tra cui Serravalle, che è praticamente oggi parte insieme a Ceneda del comune di Vittorio Veneto, quindi vicinissimi per l'appunto al centro operativo dei Marson. Quindi anche qui abbiamo una compresenza di vari elementi che ci porta a sostenere per l'appunto che Girgur operasse su oggetti già usati o pezzi anche contrabbandati. Un altro aspetto interessante, individuato soprattutto nelle spade in collezione Marzoli, sono quattro, quelle che portano l'iscrizione di Girgur, è la profonda eterogeneità tra lama e fornimento, che è anche un'eterogeneità con un divario di 50 anni. Ad esempio la spada nella foto ha un fornimento tardo seicentesco, inizio settecentesco e una lama di inizio 600. Questo divario è indice di un probabile assemblamento. In conclusione, possiamo fare qualche conclusione partendo dalla nostra iscrizione. Sul Girgur siamo assolutamente d'accordo.
Il secondo termine potrebbe essere una qualifica di Mastro, ma potrebbe essere per appunto anche l'abbreviazione del cognome Mastorovic. Il terzo termine c'è con grande probabilità una data, probabilmente 1731. Quindi abbiamo delle evidenze che il nostro Ghirgur operò nella regione di Dalmazia o di Ragusa nella prima metà del XVIII secolo. Probabilmente era un assemblatore d'armi e anche un mercante. Queste sono un po' le conclusioni a cui sono arrivato. È ancora un terreno sicuramente non molto saldo. Ci vorranno altre ricerche, però spero di aver dato una visione generale d'insieme un po' più nuova, diciamo, più chiara. Vorrei concludere il mio intervento facendo giusto qualche ringraziamento, permettetemi, perché è davvero la prima volta che sono qui e ci sono delle persone a cui devo moltissimo: il professor Marco Merlo, il professor Cesare Calamandrei, senza cui questo lavoro sarebbe stato impossibile, e vorrei anche ringraziare tutti i miei compagni di lavoro in queste due settimane che mi hanno dato un supporto incredibile. Proprio parto, dico tutti i nomi, vi saluto: Greta, Beatrice, Roberto, Ludovico, Maria Pia, Carolina, le due Caroline, MT, e Gaia, ho dimenticato qualcuno? Ah, è giusto, e Stefania. Tutti loro sono stati fantastici. Grazie mille a tutti. Mi complimento e ringrazio molto De Montis per il suo contributo particolarmente interessante, il quale getta nuova luce sulla produzione di questa tipologia di spada e indubbiamente apre delle nuove prospettive di ricerca per il futuro. Ecco. Quindi grazie ancora. Recuperiamo oggi l'intervento di Giorgio Dondi, che aveva avuto il malore. Lo assiste Giorgio Gerino. Giorgio Dondi l'avevamo presentato l'altro giorno, non ha bisogno di presentazioni. Giorgio Gerino invece è socio dell'Accademia di San Marciano, collezionista di armi bianche. Potete venire a sistemare il vostro PDF, il vostro PowerPoint, scusate. Così poi dopo partiamo con il programma regolare, anche perché è molto importante, poi come vedremo i prossimi tre interventi sono compenetranti l'uno con l'altro. Mi complimento ancora con Paolo. Signore e signori, buongiorno, cari amici anche, tanti. Purtroppo l'altro giorno ho avuto una defaillance e mi spiace molto. Spero stamattina di riuscire ad andare meglio, soprattutto con l'aiuto dell'amico Giorgio, pure lui. Che non è solo collezionista, ogni tanto guarda anche qualche libro dei 10.000 che possiede o qualcosa del genere, ogni tanto. Io intendevo parlare di alcune delle tecniche decorative dell'acciaio. L'acciaio si può decorare con moltissimi mezzi, seguendo moltissime tecniche, svariate proprio, diversissime. Non si può parlare qui di tutte, perché appunto sono troppe. Parlerò di un paio abbastanza diverse una dall'altra, tanto per mostrare la varietà delle tecniche,
possibili, c'è questa figura ora sullo schermo che mostra una commistione di tecniche incredibile, perché ci sono dentro il bulino, forse c'è stato, e lì sono un po' dubbioso, c'è stato l'uso anche di un cesello per segnare le liste, poi ci sono punzoni di due tipi per i due diversi tipi di, e si vede nella successiva. A Gemina per perline d'argento e bulino, non so se l'ho nominato, il bulino qui è a gogo, ha esagerato, perché con il bulino sembra che abbiano abbassato i fondi. Si vedono molto bene i tratti di bulino, particolarmente alla base delle ali. Stavo cercando un puntatore, scusi, il puntatore come lo faccio utilizzare? Ah, ok, perfetto, grazie mille. Alla base delle ali lì si vedono i segni tipici del bulino, che sono un po' come delle virgole, acuti da una parte e dall'altra. Comunque, di questo purtroppo non potremo parlare molto, perché c'è tanto altro da fare. Ci sarebbe tanto da dire. No, infatti tu, al di là di quel intenso e esteso studio sulle tecniche decorative, oggi ti limiti a parlare del cesello, del punzone, appunto, e dell'acquaforte. E dell'acquaforte, sì. Comunque, prima d'ogni altro, d'ogni tipo di decorazione, si deve lucidare perfettamente l'oggetto. Abbiamo visto che noi delle armi antiche abbiamo una visione solo incorretta. Quelle lucide, quelle bianche, erano splendenti sicuramente, ed erano mantenute tali, io credo, perché c'era sicuramente un dipendente del cavaliere, un servo di qualche sorta, che doveva mantenerle lucide. E ottenere questa lucidità però era difficile, era un'operazione laboriosa. Si cominciava perché il metallo era molto grossolano, era molto molto ecco, come è mostrato qui a destra. Bisognava prima di tutto spianarlo con una mola che anche nei, qui ne vediamo un esemplare del XVIII secolo, fine XVII, ma anche in pitture, non so, Venere nella bottega di Vulcano, cose del genere. Si vedono mole sempre di almeno un metro e mezzo di diametro, più di un metro comunque. A Torino le usavano per esempio di due metri, su una larghezza di un 20 centimetri. In Belgio, nelle Fiandre, lo stesso. Cose così. Lì
si otteneva una prima spianatura sulla quale poi si andava con una ruota di legno cosparsa di vari tipi di abrasivo, molto di mano in mano più sottile, e alla fine a mano, come si vede in alto sia nel quadro sia in quel disegnino, che si distanziano per 6-7 secoli, insomma. Il quadro è su un soffitto degli Uffizi ed è del 1600, diciamo 1604. E l'altro invece è del IX secolo, forse, una fare così. Tutte e due raffigurano un uomo che fa, ecco, pensiamo anche a questo, la fatica smisurata di questi qui che tutto il giorno facevano il lavoro in pratica che facevano i rematori delle galee, i galeotti. È un lavoro da galeotti questo qui. Eppure tutte le lame sono state fatte così. E tutte le altre superfici, anche le superfici degli oggetti, delle armi difensive, le enormi superfici. Io adesso non mi ricordo la formula che hanno i medici per calcolare la superficie del corpo umano, che voglio dire si appoggia, parte dall'altezza, dal peso e altre cose del genere, e ti dà un valore abbastanza preciso proprio della superficie del corpo. Trovi sempre il modo di stupirmi con nuove nozioni. Ma dai, piantala lì. No, c'è questa, oltretutto nel libro. Cioè, non l'ho messa la formula, potrei farmela, anzi devo farmela ridare da mia figlia, che è medico e la sa. Comunque, con quello arriviamo alla lucentezza speculare con abrasivi come la calce spenta o altre argille, altre crete, non argille, crete, magari condotte con le dita proprio nude, con le mani nude, come nel caso dell'acciaio diamantato, che tra l'altro io mi chiedo perché l'abbiano nel dizionario terminologico, l'abbiano chiamato altrimenti, quando c'è già quel nome lì nel vocabolario italiano e significa quello. Comunque, a quel punto lì, una volta lucidato benissimo, possiamo incominciare a decorarla. Se la decoriamo col cesello, vuol dire otteniamo una decorazione per deformazione del materiale, senza asportarne parti, nessuna parte. C'è accanto a questo, qualche volta si usa un po' di bulino per rifare i filetti e cose, definire esattamente i risalti, ma è sempre l'ultimo e quasi niente usato, pochissimo usato. Però dove cominci il cesello e dove finisca l'imbutitura, questo è sempre un argomento
che possiamo discutere, di cui possiamo discutere fino a domani e saremo allo stesso punto. Questi che si vedono al centro sono delle bicornie, in particolare quelle due più in alto, sono bicornie incudini e sotto sotto un tasso che, sui quali si battono gli oggetti che non si lavorano a bulino, perché in questi si usa il martello, diciamo, nudo. Ecco. Come vediamo in quella piccola, ecco, nella lì c'è, è una nota, no, nota notissima, stampa raffigurante l'imperatore Massimiliano I nella sua bottega, nella bottega, sì, di corte, che dà le sue direttive al maestro Soisenhofer, e accanto due lavoranti, e tutti, come vediamo, questo da notare, lavorano col martello su lamiera fredda. Al centro c'è quello che forse è un incudine a lingua di vacca, secondo l'addizione di Cellini. Con questi sistemi, col martello in sostanza, si ottengono forme non sempre proprio geometriche, però neanche tanto fantasiose. Invece il fantasiosissimo è consentito dal cesello. Celli sono attrezzi che vedremo, battuti col martello, e si battono dall'interno, dall'esterno, secondo un processo in vari stadi. E qui vediamo a destra, di sotto l'esterno, sopra, sempre particolari, sopra l'interno, della rotella di Carlo V, la rotella della Medusa di Carlo V, di Negroni, in cui si vedono molto bene le teste dei rettili, due serpenti che escono dalla testa della Medusa. Sì, questo è un particolare che delimita molto bene, nella sua completezza, soprattutto dall'interno, quelli che sono i ribassamenti, sì, che esistono, e che poi alla fine dal di fuori assumono questo aspetto quando sono ultimati, secondo un processo che vedremo subito dopo, passo per passo, della lavorazione a cesello o a sbalzo. Ecco, per esempio qui noi abbiamo una parte più tecnica, più tecnologica, che è interessante conoscere, perché ne abbiamo notizia fin da dei testi che datiamo intorno al 1110-1130 del famoso monaco Teofilo, in cui nel suo straordinario manuale Diversarum Artium Schedula parla di un opus ductile, cioè una serie di una tipologia di arte del condurre, che questo sta a significare proprio etimologicamente il principio attraverso il quale l'utilizzo del cesello porta a una deformazione, una plasmazione del metallo senza l'asportazione dello stesso. Questa è una tecnica importante che viene fatta con quegli strumenti che nella
decorazione del Demser, da questa illustrazione ritroviamo esposti e disegnati nelle loro varie forme, e mentre invece qui abbiamo un procedimento che è stato mutuato da quello che è una tecnologia di sbalzo per avere la possibilità di spiegare su una lavorazione moderna e su una lastra più duttile, come si dice, che è una lastra di ottone, la lavorazione dell'artista, che parte dal disegno sulla parte esterna della lamiera, per poter attraverso l'appoggiare poi la lastra stessa su quelle che sono dei supporti morbidi che accolgono il trasferimento del colpo del martello che attraverso il cesello porta a trasformare, a plasmare il metallo. Naturalmente questi documenti ci vengono anche descritti da parte del Cellini, che lavorava però, essendo soprattutto un orafo, su materiali più duttili, quindi lamiere di oro e argento, e che usava sicuramente per trasferire queste movimentazioni, queste plasmazioni del metallo su un cuscino di pece o di altri materiali composti di cui avevano la loro ricetta in allora. Questi venivano in un primo tempo appunto ribaditi con questo cesello una prima volta, poi si toglieva quella che era la parte di pece, il cuscinetto di pece da dietro, si rivoltava il disegno dal di dentro, si faceva l'operazione al contrario, perché ormai dal di dentro era definito il contorno del soggetto che doveva venire ad avere fuori la sua brava esplicitazione, si ritornava poi un'altra volta a utilizzare la tecnica di imbuttimento, di uso del cesello nella parte esterna nuovamente, fino a, come si diceva prima, il rifinire tutto con dei bulini per definire ancora meglio quelle che erano le situazioni identificate da questo continuo lavoro di trasferimento di plasmatura avanti e indietro. In questo modo si creavano dei veri e propri capolavori, come possiamo vedere anche in quelle che sono delle espressioni più alte, da addirittura il petto del famoso Guidobaldo della Rovere di Negroli, che a un certo punto verifichiamo direttamente sul petto stesso che l'operazione di bulinatura avviene direttamente dal di dentro per definire gli spazi più importanti di quelli che sono i sottosquadri e le fuoriuscite plastiche delle ali, mentre invece tutte le parti relative agli occhi e via dicendo sono rifinite dall'esterno con delle tipologie di incisione, soprattutto con il bulino. Giorgio, quando vuoi riprendere, sì, vai pure avanti. C'è da precisare che noi prima abbiamo visto, ci sente? Abbiamo visto lavorare un materiale relativamente duttile. Il ferro lo è molto meno. Allora, quelli che lavoravano ferro-acciaio, mi raccomando che qui bisogna partire sempre dal concetto che il ferro non esiste nell'uso quotidiano. Esiste il nome, intendendosi con questo acciaio dolce, molto molto dolce, ma non è ferro, non ha niente a che vedere col ferro materiale, cioè elemento chimico. È una lega, sempre. Comunque, il acciaio, dolce o meno dolce, è sempre più resistente dell'oro, dell'argento e compagnia bella, di quello che usano
gli orafi, eccetera. Ha bisogno dunque di un supporto più resistente e questo è, lo si è scoperto da documenti pubblicati da Leidi, eccetera, è il piombo che viene, di cui vengono riempiti i pezzi da lavorare. Come sia applicato il piombo al di fuori, questo non lo so. Probabilmente era messo in una cassa, era colato in una cassa e nel piombo molle si imprimeva e si lasciava l'oggetto da lavorare. Questo per poterlo lavorare di dentro. Dopodiché, fatto il lavoro interno, dall'interno, che portava ai rigonfi verso l'esterno, si scaldava tutto, io credo. Ma credo, di questo non ho prova. Si scaldava tutto e si colava via il piombo per rimetterlo dal di dentro, rimetterlo dentro e definire la parte esterna. Questo è il modo in cui presumibilmente hanno fatto le cose che vediamo lì esposte. Prego. Sì, a precisazione, cioè, dobbiamo anche ricordare che oltre a questo mezzo di trasporto, diciamo così, delle incisioni ottenute con il cesello su questo piombo, sicuramente le lamiere dovevano avere uno spessore differente, cioè avevano la lamiera probabilmente era stata congegnata in modo tale da calcolare che la parte più interna doveva essere più spessa perché doveva assorbire quelle che erano le deformazioni senza però avere delle rotture. È chiaro che se io tendo una lamiera mediante un mezzo meccanico e colpendola, a un certo punto la deformo fino a che questa ha delle cricche o delle falle. Questo poteva succedere e uno dei modi per poter ovviare a questo problema era quello determinato da questa ricucitura degli strappi che su questa rotella, che è molto, ha perso quasi tutta della sua decorazione, però contiene molto bene le indicazioni di quelle che sono delle riparazioni attraverso delle tassellature che vediamo indicate qui, con le lettere oltretutto, che avvenivano attraverso delle ribattiture di chiodature di questi buchi, che poi all'esterno venivano perfettamente lisciate e rifinite e all'interno rimanevano, e di questo ne abbiamo ancora contezza perché possiamo rivederlo in questa maniera. E questo era uno dei modi più interessanti di ottenere questo tipo di riparazione, perché sennò la brasatura rischiava con il materiale di saldatura di rendere vana la decorazione con i materiali più preziosi posti all'esterno. Ed è del tutto diverso da quello usato dagli orefici. Questo è diverso perché gli orefici hanno diversi tipi di saldatura e sia sull'argento sia sull'oro hanno modo di fare delle saldature che non si rivedono, che una volta rifinite bene non si vedono. Sul ferro questo non è possibile, a meno di non mettersi lì a fare una saldatura autogena, diciamo, che si può fare anche sulla forgia, naturalmente, a bollitura, ma su un oggetto formato la cosa non ha senso, ecco, perché lo distruggi in pratica. Quindi ci si serviva di ribattini, rivetti che venivano appunto
conformati poi. Prego. No, andando avanti nel veloce excursus delle tecniche e soprattutto dei prodotti che possono venire fuori con la capacità incredibile di questi armorari nell'usare il cesello, vediamo che nei paesi tedeschi noi abbiamo la possibilità di individuare come uno dei primi esempi di cesellatura questa barda incredibile che non è di grande qualità, però Lorenz Einschmidt per la prima volta modella questa barda che è riconosciuta soprattutto e nota per questi due angeli che mantengono lo scudo, sorreggono lo scudo. Fino ad arrivare a quelli che sono gli esempi straordinari che ricordiamoci che nelle armature, soprattutto quelle parti che riguardano l'abbigliamento vero e proprio, sul petto, sulle maniche, eccetera, l'armatura quasi sempre segue la moda del momento. In conseguenza, anche in questi anni, che vanno di moda i costumi dei lanzichenecchi molto ampi, molto rigonfi, con queste fantasiose casacche tutte colorate e ritagliate e frastagliate, la stessa cosa succede addirittura in quelle che sono delle armature e dei pezzi di armatura di quel periodo in cui gli armorari stessi riprovano a fare, a riproporre i temi della moda all'interno di quelle che erano proprio sì. le pezze di armatura. Passando poi addirittura ad avere una tipologia in cui, sempre perché il cesello nei paesi tedeschi non aveva una grande, diversamente dall'Italia dove i temi erano molto più ridondanti, mascheroni eccetera, loro erano sempre molto più diciamo soft nelle loro applicazioni, però creavano degli esempi abbinando per esempio al cesello l'acquaforte, si producevano degli esempi meravigliosi di accostamento delle due tecniche che producevano in questo ingrandimento, vedete l'effetto di poter annerire con l'acquaforte quelle che sono i leggeri sbalzi che venivano applicati e venivano conformati dall'armaiolo stesso. Lo sbalzo lì non è molto alto, no. Lo sbalzo è molto, anzi è piuttosto modesto, proprio modesto, e piuttosto regolare anche. Il rilevato è piuttosto piatto. E nel complesso ne viene fuori una cosa, cioè può venirne fuori qualcosa di molto bello. E non è che fossero, che non ne fossero capaci, erano capacissimi. È una questione di moda. La moda era quella là e non questa, e non quella italiana, per esempio. Noi avevamo molto più di loro, davanti a noi i modelli della cultura classica, dell'arte classica. Quindi il mascherone e come sulle rotelle che si sono viste, scene mitologiche oppure di storia o mito, sempre. Di età classica, greco-romana, insomma. Questo in Germania non c'è e cose simili al mascherone arrivano fuori solo eccezionalmente in casi un po' da carnevale, perché qui era proprio negli anni tra il 1510 e il 30, adesso sì. L'anno non lo so, si tiene un congresso. Era un congresso. Lo risolvevano così o no? Lo risolvevano così, sì. Un torneo e tagliamo? Sì, dobbiamo tagliare un po'. Sì, va bene. Allora,
e vengono fuori queste cose qui, delle quali però, insomma, quelli che l'hanno fatte erano dei maestri, e i baffi in particolare di quella a destra vanno guardati con particolare interesse. Di questi qua, quelli lì in mezzo, ecco. Sono baffi ricavati, non sono saldati, sono ricavati dalla lamiera che è stata ritirata fuori e rimandata dentro, e poi rimandata dentro di sopra e di sotto. Un affare che, insomma, chiediglielo a qualunque, come capodopera, e insomma, quello che ne viene fuori. Poi, finiamo naturalmente, le cose precipitano, scompare l'armatura, naturalmente, e nello scomparire muore male, ecco, vengono fuori quelle cose lì. E vengono fuori l'elmo alla Savoiarda e tanti saluti. Sì, io però pensavo di adesso saltare la questione dell'acquaforte e di parlare di una cosa della quale non ho ancora parlato fino adesso, ed è sono i falsi che dipenderebbero dall'acquaforte, quelli che ho studiato finora, che sono molto belli e da esaminare, che possono costituire un buon punto di appoggio per andare per riconoscere il falso. Uno è quello di guardare la natura del metallo, natura che in prima istanza si può guardare anche, sentire dal peso, insomma, sentire come suona. Io ho pizzicato dal di sotto, così, questa barda, di cui lì si vede un pezzo, un particolare, e l'ho pizzicato da sotto e l'ho fatto risuonare, e si sente che, insomma, è lattina, è latta. Insomma, io nel 500 e pochi non mi sarei messo addosso al mio cavallo una barda così, facendoci conto sopra come difesa. Ecco, questa è una cosa. Peraltro l'hanno fatta nell'Ottocento per nobilitare un'armatura, la quale armatura fu, come questa, nobilitata mediante l'incisione di imprese, eccetera. Quelle che sono intervenute, è ancora tutto da vedere bene questo, perché questo potrebbe portare delle novità, delle scoperte e delle sorprese anche. Potrebbe essere falsa solo in parte, ecco, perché il bordo di questo pezzo, che secondo me è falso, esso stesso, cioè il pezzo sul quale si è inciso, è stato inciso una prima volta e dorato da qualcuno che ha abbastanza copiato motivi cinquecenteschi, quelli del bordo dorato. Sono incisi all'acquaforte e poi dorati a fuoco. Poi è arrivato qualcun altro che, peggio non si poteva, prova ad andare un passo indietro, a quella, ecco, che si è servito di una, se,
tecnica come questa e aveva una mano come questa, cioè il peggio che si possa, e ha fatto i fasci di fulmini che sono terrificanti proprio dal punto di vista con le righe che fuoriescono, che sconfinano, curve molto approssimative quando ci sono, sembrano frenetici quei fulmini lì, non sono fulmini seri, sono fulmini frenetici. Giove era molto arrabbiato quando ecco, gli hanno rovinato i fulmini. Sì, sì. E in sostanza questi sono probabilmente, cioè, i fulmini sicuramente sono falsi come Giuda. Ecco, e il resto è un po' tutto da vedere, perché la barda è grande, io non l'ho guardata tutta. E comunque questo è 800, mentre nell'Ottocento si trova anche qualche cosa di bello, questo, che è un po' veramente fuori via. E mi spiace di non aver fatto in tempo ad avere metterci dentro un altro lavoro di questo stesso, io credo. Questo è un russo di nome Ivan Bushuyev. Bushuyev, non so ben pronunciare, ha decorato una spada, una sciabola che è stata regalata a Carlo Alberto nel 1823, e la parte estrema della lama si distingue che è decorata solamente con una luce apposita, una luce ben messa bene, obliqua, e guardando con attenzione, sapendo che si deve trovare. La trovi in principio per caso, la scopri e poi devi andare a cercarla. Ecco, io a questo punto però mi fermerei, perché ci sono anche altri che insomma, dovranno pur parlare anche loro, no? Dato che hanno ricevuto il dono della parola, lasciamo che lo adoperino. Ecco. Io ringrazio invece il qui presente Giorgio Gerino, che è veramente stato un amico straordinario. Amici sono qui per questo, no? Volta. E poi quei qualche volta si dice che con amici come noi non c'è bisogno di nemici, quindi. E ringrazio anche, naturalmente, prima di tutto, ancora, il Marco Merlo, perché è per questo che per lui che sono qui. Vorrei aggiungere che le parti dell'intervento che oggi non sono state trattate saranno invece presenti negli atti del convegno. E inoltre ringrazio moltissimo Dondi non solo per il suo intervento odierno, ma soprattutto per il suo impegno negli anni dedicato allo studio delle tecniche decorative sui metalli, che ha portato alla codificazione di un linguaggio universalmente riconosciuto come valido e base per chiunque voglia approcciarsi allo studio delle armi antiche. Detto questo, ti ringraziamo tutti, perché sei per noi un maestro. Ora la parola passerà a Maurizio Arfaioli, ultimo allievo di Michael Mallet,
Senior Research Fellow presso il Medici Archive Project con sede a Firenze, studioso di storia militare del Granducato Medicio e delle truppe italiane della Spagna nelle Fiandre. Il titolo dell'intervento è Armi Armaioli Bresciani nel Granducato Medicio, XVI-XVII secolo. A te la parola, Maurizio. Grazie. Si sente? Allora, per cominciare desidero di nuovo ringraziare, anche se ormai stanno facendo la sbronza di ringraziamenti, Marco e tutto il suo gruppo qui a Brescia per l'occasione di parlare qui e per la splendida accoglienza. Detto questo, passiamo alle cose più o meno serie. Ora, molti si domanderanno fra di voi forse perché ho messo nella prima slide qui l'organo a 33 canne di Leonardo del Codex Atlanticus, dato che Leonardo è morto nel 1519, ben prima della nascita del Ducato Medicio, per non parlare del Granducato. Abbiate fede, torneremo su questo argomento, non su Leonardo, ma su questo argomento. E cominciando devo fare un paio di quelli che vengono chiamati ora disclaimers. Al contrario di tutti quelli che hanno parlato fino adesso e probabilmente anche dopo, le immagini delle armi e delle armature che userò nella mia presentazione non sono quelle di cui parlano i testi a loro affiancati. Sono usate qui come semplicemente rappresentanti della propria categoria. Magari fossi riuscito a trovare le armi in questione, metto sempre delle immagini nelle mie slide perché, come mi disse una volta Michael Malte, se non metti qualcosa metti troppe parole e la gente si addormenta. E poi questo non è uno studio completo, ma quello che in francese verrebbe chiamato una pré-enquête, una specie di inchiesta preliminare. Uno studio completo richiederebbe tempi e risorse che sono al di là della mia portata, meno come singolo studioso. Il problema delle fonti per lo studio delle armi degli armaioli bresciani mi hanno detto che è multiplo, in quanto Brescia ha perso molte delle sue fonti archivistiche, se non quasi tutte. Ed è possibile ricostruire certe storie solo usando fonti indirette o fonti esterne. Fortunatamente i rapporti tra Brescia e Firenze sono forti e Firenze, al contrario di Brescia, ha conservato la propria memoria in una quantità e in una qualità senza paragoni. Nel caso di Firenze il problema semmai è opposto, siamo di fronte a una sovrabbondanza di informazioni e quindi qui verrà presa in esame la relazione relativa a un singolo archivio, sia pure immenso, l'archivio medicio del Principato. La natura dell'archivio medicio del Principato è peculiare. Sono più di 6.400 volumi che coprono un periodo cronologico che va dal 1532 al 1738. Per intendersi, da quando Michelangelo dava gli ultimi colpi di pennello alla Cappella Sistina all'anno della nascita di Thomas Jefferson. È un archivio epistolare, oltretutto, che contiene più di 4 milioni di lettere. E nonostante sia stato molto ben organizzato, come tutti gli archivi epistolari, è altamente dispersivo. E come ho detto, produrre dei risultati scientificamente validi su un tema come quello trattato, basandosi su un archivio come quello medicio del Principato, va al di là delle capacità di un singolo studioso. Fortunatamente nel mio lavoro non ero, al Medici Archive Project intendo, non ero e non sono solo in quanto faccio parte di un team. I dati che userò sono il risultato di un lavoro di inserimento dati nel database del Medici Archive Project proseguito ormai nel corso di quasi 20 anni. Visibile qui il nostro database nella sua corrente faccia, diciamo, questo è il volto del nostro database che la gente osserva quando ci va sopra, ma una faccia che presto cambierà. Il database si chiama BIA, presto si chiamerà MIA. Complimenti per la fantasia. Comunque, sia ben chiaro, è stato un lavoro, quello del Medici Archive, portato avanti senza effettivamente seguire una strategia comune, basato più che altro, almeno nelle fasi iniziali, sugli interessi degli studiosi che ricevevano la borsa di studio, piuttosto che sulle direttive date a monte. Le entries relative a documenti sono più di 25.000,
basate, cioè su varie filze presenti, diciamo una specie di dispersione a macchia di leopardo, se vogliamo, sull'archivio Medice. Il database era più inizialmente concepito per supporto agli studi di material culture, non per studiare specifiche temi come la guerra o la politica o la cultura e compagnia bella. Basato questo database sull'inserimento di documenti, non tutti i documenti, ma quelli relativi a una checklist di circa 40 topics attinenti a oggetti e a luoghi. All'interno di questo vasto database, più di 1900 entries sono relative al topics Arm and Armor. La maggior parte delle entries riguardo Arms and Armor sono concentrate al XVI e XVII secolo. E mentre il campione, se vogliamo, è casuale, può essere, è dispersivo e anche imparziale. Anche un po' troppo, visto che in certi casi gli storici che hanno lavorato al database soffrivano di una specie di miopia imposta o cecità autoprovocata quando veniva agli temi militari. E quando parlo di ignoranza, anche non solo di cose che non si sanno, ma anche di cose che si decide di ignorare perché considerate non importanti. E quindi, in un certo modo, anche se è carente di coerenza e continuità, è stato portato avanti senza pregiudizi. E uno studio basato non su documenti, contratti e compagnia bella, ma sulla corrispondenza, cioè sulle lettere scambiate tra due persone, offre dettagli e una profondità che, basandosi su documentazione amministrativa più lineare e omogenea, questi dettagli necessariamente sfuggono. Ora, questa è la situazione del database per quanto riguarda Arms and Armor. Abbiamo un totale di più di 1921 entries. Relative, quando parlo di Arms and Armor parlo di oggetti, di armi e armature, non quando semplicemente si parla di armi, ma quando si parla di uno specifico oggetto, oppure di uno specifico tipo, oppure di legislazione attinente alle armi. Quindi non quando si parla di armi in senso generico, ma quando si parla di certi oggetti, certe tipologie di oggetti, certe regolamentazioni di certi oggetti. Questo è il quadro oggi. Il totale è 1921, come vedete, non più vero perché ho inserito altri documenti nel frattempo. Firenze, di questi 1921 documenti, entries, sono 615 su Firenze, non sorprendente. E poi ho fatto una campionatura di alcune città più rappresentative nell'Italia dell'epoca, Milano, Roma, Venezia, Napoli, Brescia e Gardone, non molto rappresentativa, ma pur sempre presente con un documento, in cui questa è una gerarchia che va un pochino spiegata. In particolare perché, mentre centri come Milano, Roma, Venezia e Napoli sono presenti per Arms and Armor relative all'uso di armi, all'acquisto, donazione e quant'altro, e poi ci sono molti più documenti relativi a Milano, Roma, Venezia che a Brescia, la presenza di Brescia qui con 44 entries è altamente rappresentativa, diciamo che è fuori scala, abbondantemente fuori scala, semplicemente perché Brescia appare nel database fondamentalmente per la produzione di armi e armature. Quindi queste 44 entries sono, per una città delle dimensioni di Brescia, posta diciamo alla periferia di una dominante come Venezia, il fatto che ci siano 44, solo una più di Napoli, siamo di fronte chiaramente a, come dire, a un hot topic, un tema caldo. Cioè, Milano lo stesso, però anche lì c'è la maggior parte dei documenti relativi a produzione e commercio di armi, però Milano era anche tornei, era anche
scambio di doni, era anche tutta una serie di altre cose che Brescia non era. Appare Brescia in così alto numero è perché Firenze si trova di fronte a, quando si deve fornire di armi e armature, si trova di fronte a una scelta fondamentalmente, dettata da opportunità politica, da leggi di mercato e da momenti di amicizie e inimicizie. Siamo più vicini all'impero, un po' meno vicini, Venezia è aperta o no, e quindi Firenze si muove su questa dualità tra Brescia e Milano. Dunque, bisogna fare una piccola premessa, però, piccola relativamente, cioè Cosimo I de' Medici, non è il primo duca, è il secondo duca, ma è l'uomo che fonda il ducato e poi il granducato che fonda lo Stato mediceo, ed è difficile per molti di qui, molti fra di voi, pensare a Cosimo come a qualcuno, a un conquistatore, come a qualcuno militarmente attivo, come un leader militare, ma lo era. Per saperne di più dovrete aspettare la pubblicazione del mio saggio nel Companion su Cosimo I di Brill, che uscirà l'anno prossimo, ma voglio solamente cercare di sfatare alcuni luoghi comuni su Cosimo. Cosimo l'imbelle che non va mai sul campo, Cosimo l'indegno figlio di Giovanni delle bande nere che si mette solo l'armatura per farsi ritrarre da Bronzino, che non va mai sul campo, che non accompagna mai i suoi soldati anche durante la guerra di Siena, quando era a un passo regolarmente. E tuttavia, Firenze entra nelle guerre d'Italia come vittima costante e ne esce come carnefice, come lo Stato italiano che ha avuto la più grande espansione territoriale con la conquista della Repubblica di Siena. E cosa è successo nel frattempo? È successo Cosimo. Cosimo è un ruolo centrale nella ricostruzione, o per come la vedo io, nella costruzione del Firenze come potenza militare, invertendo in realtà il topos storiografico, ben stabilito purtroppo ancora oggi, che Repubblica bene, Principato male. Cosimo è l'uomo dietro la conversione di un'antiquata repubblica comunale in un moderno stato aristocratico. Fu anche uno dei più grossi clienti in assoluto per l'acquisto e consumo di armi e armature dell'intera penisola. Perché nel ristabilire Firenze come potenza militare deve equipaggiare non solo le sue truppe, ma anche le bande della fanteria ducale, che lui ristabilisce dopo Alessandro in tutto il suo dominio, deve riequipaggiare la cavalleria, sia le bande della cavalleria ducale permanenti, sia il tentativo di fare l'equivalente della cavalleria leggera, delle bande della cavalleria leggera, sia per la flotta, per la ricostruzione della flotta medicea, con tutto quello che segue, ma anche perché lui impone valori aristocratici e militari a Firenze, aprendo un mercato nuovo di armature personali e armi da fuoco, armi da fuoco di lusso per Firenze. Per documentare la storia la presenza di mercanti bresciani nel Fiorentino all'origine del Ducato, cominciamo con la storia di una città che nei rapporti tra Brescia e Firenze ha un ruolo molto centrale, che è Pistoia. Nell'immagine le vedete l'allegoria di Cosimo I che porta la pace a Pistoia, cioè porge un ramo di olivo nelle vesti di Augusto Misericordioso a Pistoia nelle vesti di una donna armata, una donna con un elmo. Uno dei più grossi successi di Cosimo fu di portare alla fine la serie di violente faide che aveva insanguinato Pistoia per secoli, e la cui edizione più recente era stata quella tra Panciatichi e Cancellieri. Firenze aveva dominato Pistoia manipolando le fazioni. Cosimo pone fine a tutto questo il primo passo, quello che poi apre la porta alla strettissima regolamentazione del possesso delle armi, che lui imporrà in tutto il dominio,
in particolare armi da fuoco, una strettissima regolamentazione, dura e messa in pratica con estrema durezza. Cosimo giustizia alcuni dei caporioni di tutte le fazioni senza guardare troppo a chi fosse filo anti-mediceo, ma la cosa importante passa attraverso il disarmo dei pistoiesi, e questo è quello che succede però quando al momento della consegna i commissari fiorentini fanno incetta delle armi migliori e mettono in fortezza le armi peggiori, e si tengono specialmente gli archibugi che questi mercanti bresciani, che evidentemente frequentavano regolarmente Pistoia, avevano lì messi in vendita. Non avevano venduti, li avevano messi lì in vendita, e chiedono giustamente, quando c'è il sequestro, di poterli riavere, visto che non sono venduti. Però il commissario fiorentino chiede se sono belli, quelli dicono sì e allora se li tiene. Alla fine si lamenta il buon Ceccofranco che tutti i membri del seguito del commissario avevano delle armi spettacolari, mentre in fortezza c'erano delle armi meno che spettacolari. Detto questo, Brescia appare presto come fonte di approvvigionamento di armi e armature. Per esempio, già nel 1542 Cosimo fa comprare non meglio precisate armi a Brescia, però il punto principale è che lui sta equipaggiando le bande della fanteria ducale, e il suo referente principale in questa operazione a Brescia è Pietro Gandini e fratelli, mercante di armi e armature all'ingrosso. Questa è una citazione da uno scambio di lettere attinente alle contrattazioni tra Cosimo e i suoi uomini e il Gandini, che non furono più propriamente facili, ma furono con notevole successo, e qui fa vedere appunto la tipologia di armature che si vuole. Sì, 500 bianchi, 500 neri, e poi non li vogliamo completi perché tanto poi i soldati non li vogliono, e via andare. Cosimo conclude con un rescritto a 4 scudi d'oro, la metà spezzati e la metà interi, faccesi il mercato e tutte le altre cose si faranno. Ed è l'inizio del mercato, diciamo, tra Cosimo I e i fratelli Gandini di Brescia, che va avanti fino alla morte praticamente di Lodovico Gandini, di Pietro Gandini nel 52, qui siamo nel 47. È interessante vedere come preferirebbero le armature e compagnia bella, visto che poi sanno che perderanno alcuni dei pezzi che i soldati non li vorranno e li getteranno via. E questo è l'inizio. Il mercato è di ragguardevoli proporzioni. Per il primo anno Pietro Gandini e fratelli si impegnano a portare 1000 corsaletti a Firenze e in seguito da 250 a 500 corsaletti l'anno a Firenze da Brescia. Quindi siamo di fronte a un riequipaggiamento generale. I Gandini non dico che riarmano la fanteria ducale, la fanteria delle bande, ma quasi. E per un raffronto, per far capire un attimino quanto questo le dimensioni di questo fenomeno, nel 47 abbiamo nei ruoli delle bande ducali 7.039 archibugieri e 7.980 picchieri, però non fanno qui distinzioni tra picche secche e armate, cioè picchieri senza armatura e picchieri con l'armatura. Poi la cosa viene esplicitata perché le picche secche praticamente vengono accantonate e si ha un 5.000 armati fondamentalmente in tutte le bande nel 71, e quindi questo per darvi l'idea delle dimensioni del mercato e delle capacità del Gandini. Che probabilmente non era armaiolo di per sé, forse lo era stato, ma era un grossista fondamentalmente che metteva insieme, era capace di fare intermediari con
alti numeri di armaioli bresciani. Cosimo ha successo in questo con i Gandini, anche perché Venezia era un po' recalcitrante all'inizio, poi Cosimo minaccia, come dire, di se non mi date le armi di cui ho bisogno, sono obbligato a far ripartire da zero quasi l'industria locale, ma lo posso fare. Venezia acconsente. E mentre sì, la maggior parte delle armature che vengono mandate da Gandini a Firenze, a Cosimo, sono armature da munizione, ci sono anche delle eccezioni. Cosimo commissiona a Gandini una guarnitura da cavallo che non sono riuscito a trovare, e Gandini la manda a Firenze, e fa anche delle armature per alcuni membri di alto rango della corte e dell'esercito, in senso stretto, Bedicio, come Amerigo Antinori e Luca Antonio Cuppano, che era il vice di Giovanni de' Medici. Quindi siamo di fronte sì a un grossista che però si occupa anche di fare delle armature di alta qualità, comunque di vendere, diciamo, armature di alta qualità a Cosimo e alla sua corte. Naturalmente il canale era aperto anche con Milano, cioè perché la dualità per Firenze è Brescia e Milano, per quanto riguarda le armi e le armature. E mentre diciamo che Brescia vince per la fanteria e per le armi della fanteria, per la cavalleria fondamentalmente Firenze preferisce rivolgersi a Milano. Qui ci sono due esempi di valutazione sulle differenze tra le armature di Brescia da cavallo e quelle di Milano. Cosimo nel 48 deve equipaggiare la sua cavalleria leggera e nel 62 cerca di lanciare il progetto della cavalleria, delle bande della cavalleria leggera, e a Brescia si danno per uno scudo manco. A Milano sono 8 scudi e un testone, a Brescia uno scudo manco, ma vengono valutate più deboli. E poi, ancora peggio se vogliamo per quanto riguarda l'alta moda, il secondo caso, a Brescia costano meno, però poi si devono portare alla fine qui a Milano a ridurre alla moderna, non lavorando quelli maestri sì pulitamente come questi. Il punto è che mentre per la fanteria c'erano dei casi in cui gli acquirenti, i destinatari delle armature si lamentavano e compravano per conto loro, per la cavalleria, che era di uso più frequente, continuo quasi, ma anche più di rappresentanza e con i componenti che vengono da ceti più genericamente più alti, si preferisce avere qualcosa anche di esteticamente, non solo praticamente, ma anche più bello, diciamo. E da questo punto di vista mi dispiace, ma Milano domina, e quando poi ancora più tardi Cosimo istituirà la banda della gendarmeria, cioè la cavalleria, una compagnia di cavalleria pesante fiorentina, i cavalli verranno dalla Frisia, le armature da Milano, e non si parla neanche un po' di Brescia. Brescia invece domina per quanto è prevalente per la produzione di armi, archibugi e moschetti in particolare, armi da fuoco, sia per quanto riguarda l'importazione, pure semplice, sia per quanto riguarda anche la produzione, perché come dirà molto meglio chi parlerà dopo di me, i mastri bresciani arrivano nel Fiorentino, si stabiliscono particolarmente l'industria avrà successo nel Pistoiese con Nicodemo da Brescia e poi suo figlio Maffio, ma abbiamo citazioni anche fin dal 51 di Battista di Chino, uno dei principali archibusari bresciani, per contratti di 900 archibusi e 100 moschetti l'anno, un contratto non da poco. Metà pagamento in ferro e l'altra metà in denaro. Invece, qui abbiamo un estratto di un atto notarile
di un notaio che roga il contratto tra maestro Nicodemo e il duca Cosimo, che faccia archibusi e altri ferramenti alla fabbrica di Pistoia. Questa fabbrica di Pistoia avrà poi una storia lunga e illustre. Prendo lo spunto da Maffio, che viene coinvolta a un certo punto in un progetto segreto, più o meno segreto, insieme a altre figure, non tanto di armaioli, quanto di quelle ingegneri, inventori, come li vogliamo definire, scienziati naturali, ciarlatani in parte anche, come Giuseppe Bono, che Cosimo, che a questo punto nel 69 si è fondamentalmente ritirato da Firenze e a Pisa, però continua a gestire dei progetti come questo in particolare, e viene chiesto al maestro Nicodemo, maestro d'archibusi, che deve fare il lavoro commessogli da Giuseppe Bono per il servizio siciliano, per il servizio di Sua Eccellenza Illustrissima Cosimo. Questo è uno, ma ce ne sono altri di questi ordinativi specifici. Cosimo, che ordina tramite Tommaso de' Medici di sollecitare questo lavoro a Mastro Nicodemo. Collegato abbiamo altri ordinativi, sempre Tommaso de' Medici, che per conto di Cosimo I, ordine diretto di Cosimo I, di andare in castello, cioè la Fortezza d'Abasso, per prendere le canne d'archibusi piccole, che sono in realtà canne di pistola, quelle che per noi chiameremmo pistole, e darle a Antonio Lupicini, altro personaggio, ingegnere, artigliere, inventore, compagnia bella, che con Giuseppe Bono hanno questo progetto. Ora, chiaramente Nicodemo viene coinvolto a più riprese, questo è solo un documento, e dubito profondamente che fabbricasse semplicemente delle canne dietro l'ordine di Cosimo senza sapere a che uso erano destinate queste benedette canne, visto che poi è un uso particolare. Quindi non ho trovato prove, ma il maestro Nicodemo è coinvolto sicuramente. Questa è la campana subacquea di Giuseppe Bono, è l'unica cosa che ho trovato di suo. Il progetto viene rivelato da Cosimo I a Filippo II di Spagna nel 72, un anno dopo Lepanto. Ed è per questo che ho scelto l'immagine iniziale. Essendo il mio corso di venirmi alle mani un segreto di non poca importanza ai tempi che corrono oggi, e particolarmente contro la cavaliera turchesca, l'ho giudicato degno di vostra maestà, del qual segreto io ne ho già fatto l'esperienza, e lo trovo utilissimo, per essere un pezzo d'artiglieria di peso di 500 libbre e non di più, il quale tira 7 moschettate e più di 105 archibusate ed un'oncia l'una di palla, va in carretta, possi tirare da un cavallo e talzare ancora sopra le fanterie e tirare sopra gli squadroni. Cosimo, questa è l'arma segreta, se vogliamo, di Cosimo, è il progetto in cui sono coinvolti Lupicini, Bono, ma io credo fermamente anche Nicodemo. Questo non è chiaramente il progetto di Leonardo, ma non ho trovato nessuna immagine di questa benedetta arma. E non è un esemplare unico, ce ne sono già 6 o 7 pronte di questi pezzi di artiglieria che vengono effettivamente poi mandati in campo, alla flotta, pardon, perché dopo Lepanto molti pensavano che ci sarebbero state sbarchi, operazioni offensive su terra, dove il problema era che le galere non potevano portare cavalleria, potevano portare fanteria, e la fanteria si sarebbe trovata, come dire, nei guai contro l'arma principale degli ottomani, che era la cavalleria, e quindi avevano bisogno di qualcosa, e Cosimo offre a Filippo II questo tipo di pezzo di artiglieria, ne offre diversi, almeno 6 arrivano sicuramente nelle mani di Don Giovanni d'Austria.
Sfortunatamente non ho trovato nessun disegno di questa arma segreta e me ne dispiace moltissimo. Il fatto che tira 7 moschettate e 105 archibusate, non penso fosse quello che si dice un'arma di petizione, una specie di Gatling se vogliamo, no. Chiaramente sparava in una volta sola, forse a più riprese, non tutto insieme. Ho trovato semplicemente un disegno di un'arma portatile, qui parla di 105 archibusate, io ne parlo, questo ho trovato di 24 archibusate, chiaramente, non credo sia opera di un bresciano, solamente per darvi l'idea di questo, che è uno spiedo con una tromba con dentro delle canne di canne corte, ipoteticamente come quelle che vengono chieste della fortezza da basso, che spara 24 archibusate e sempre gli resta l'arma in mano per sua difesa. Ora, queste sono 24 e giudicato portatile. Quell'altro sono 105 più 7 moschettate, che probabilmente erano canne più grosse e più lunghe. Mi dispiace, non ho trovato di meglio, però per darvi l'idea, è un bel disegno che ho sempre trovato molto divertente, per l'interesse in particolare nell'uso delle armi da fuoco a raffica, cioè non so come definirlo neanche, a raffica, a volley in inglese. Non ho poi trovato neanche di questo, se me lo chiedete, chi sia l'inventore o se poi è stato effettivamente costruito. Non credo sia molto pratico, al contrario di quello che dice l'entusiasta inventore che propone questo tipo di arma. E senza andare a invadere volontariamente il campo di chi parla di Maffio, ancora il maestro Maffio, che è il figlio di Nicodemo, non fa solamente armi per le fanterie e le truppe, fa anche armi di lusso. In questo caso si parla di un moschettone, un moschetto da caccia fondamentalmente, che lui fa e invia a corte, è destinato come regalo per il cardinale Ferdinando dei Medici. E ho messo questo brano solamente per far vedere come veniva maneggiata un'opera del genere appena arrivata nelle mani di Marcello di Margutte, che era l'archibugiere di Francesco I. L'ha maneggiato, lo ha smontato, lo giudica netto e ben lavorato, non l'ha provato perché ha detto che Mastro Maffio l'ha trovato 2 volte con carica di polvere tanta quanto palla. E a tale effetto non se ne è fatta altra prova, l'ha svitato, è netto e finalmente gli pare che sia una bella arma. Non è quello sotto, mi dispiace. E viene inviato come degno regalo per il cardinale dei Medici. Quindi già nell'85 Maffio offriva servizi di alta qualità per la clientela, come dire, di intenditori, e credetemi, il cardinale Ferdinando dei Medici era un intenditore di armi e armature, specialmente da caccia, che passava, credo, più tempo a cacciare e a fare tornei che in compagnia di altri cardinali, o forse no, forse erano con lui, non lo so, specialmente i giovani cardinali. E poi, altra citazione, molto dopo, Ferdinando che manda a Don Giovanni dei Medici un disegno di un piccolo moschettone, il quale era fatto per tirare fuochi artificiati e granate, e facendo prova se questo fosse buono a rompere mantelletti, cioè piastre di legno che venivano usate per riparare le trincee in questo caso, specialmente quando si è sotto le mura, e questo è riuscito molto bene, ha rotto mantelletti grossissimi e fatto la palla in terra a mezzo braccio. E per questo effetto, per tirare giù in perpendicolare su mantelletti, basta che questo moschettone sia la metà più corto di quello che l'abbiamo fatto la prova e si tira con palla di ferro. Presto si manderà un altro disegno che i signori veneziani hanno fatto fare a un maestro bresciano, allievo di maestro Maffio da Pistoia.
Quindi Maffio non solo fa armi per le truppe o di lusso, ma fa anche quello che diciamo progetti speciali, se vogliamo. In questo caso, questa è una tipologia di arma di cui stanno parlando, è un lanciagranate, quello che è l'equivalente dell'epoca di quello che per noi era il lanciagranate, o un mortaio da campo, un mortaio da fante, se vogliamo. E ora, visto che il tempo è tiranno, concludo citando l'unico documento che ho trovato riferito direttamente a Gardone. Chiaramente la maggior parte dei documenti che parlano di armi armaioli bresciani sono in effetti riferiti a Gardone, ma che parli direttamente di questi maestri da Gardone ce n'è ne ho trovato solamente uno per ora, ed è una lamentela che nel 73 la Repubblica di Venezia fa un bando contro il porto d'armi molto stretto. Anche quelli che hanno servito in passato non possono portare le armi, e anche quelli che se lo vogliono fare devono come dire, chiedere licenza, tenere un cavallo, cioè un cavaliere al servizio della Repubblica, oppure un uomo da remo sul mare. Però nel paese, ma come si dice nell'ultima frase, nel paese di Brescia quei massi di Gardone che facevano l'arme, sentendosi aggravati per questa nuova riforma, dice si manderanno ad esporre i loro gravami e talcun di loro se ne sono andà con Dio. Questo è solo un documento, l'unico che abbiamo relativo a Gardone, ed è ben scarsamente rappresentativo, ma diciamo, questa è una campionatura dei documenti e delle mie conclusioni da una serie di documenti su armi e armature da Brescia a Firenze, con buona pace di Milano. Non è conclusivo, ben altro sforzo ci vorrebbe per fare uno studio veramente sui rapporti tra la corte medicea e gli armorari, armaioli bresciani, ma questo è quanto è stato messo fino insieme adesso dal medice a Caio. Vi ringrazio. Ringrazio Arfaioli per il suo contributo che apporta nuove informazioni sulla celebre produzione bresciana di armi da fuoco che, come detto all'inizio dell'intervento, trova scarse evidenze archivistiche presso i fondi documentari di Brescia, mentre molto possiamo ancora trovare presso le località dove questi operarono. Passiamo ora a un intervento strettamente correlato al precedente, opera di Paolo Onesti, consigliere dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Pistoia, studioso della storia di questa città, oltre ad essere anche un naturalista. Il suo intervento tratterà propriamente di Maestro Maffio a Pistoia. A lei la parola. Buongiorno a tutti, naturalmente. Io vi parlerò soprattutto degli uomini, non dei loro manufatti preziosi, perché francamente non ne ho né l'autorità e né le cognizioni dottrinali per poterlo fare. Quello che vi racconterò è praticamente il frutto di una ricerca durata un paio d'anni che si è svolta nell'archivio di Stato di Pistoia e in quello della Curia Vescovile, dove più che diciamo c'è stato bisogno di pazienza, di passione, di costanza, perché sono ambienti particolari dove quasi niente è computerizzato, quindi si opera tra scartoffie, fogli volanti, manoscritti e non è una cosa semplice. Per giorni non si trova niente, poi magari dopo una settimana di ricerche ci si imbatte in qualche notizia interessante. Non so se qualcuno di voi è stato a Pistoia o conosce Pistoia. E la domanda non è retorica e né priva di senso, perché quello di cui vi sto parlando è legato all'anima di questa provincia. Questa è una pianta del 1853 tratta da una guida locale
Pistoia aveva tre cerchi di mura, questo è l'ultimo naturalmente, purtroppo non è completo, è privo tra l'altro delle quattro porte demolite all'inizio del Novecento, viceversa l'intelaiatura del centro è rimasta integra da secoli. Pistoia è una città che mostra quasi con timidezza i suoi gioielli, la sua storia, i suoi personaggi, come se fosse trattenuta dalla vicina Firenze, dominante Firenze. E quindi l'importanza di Pistoia a volte è un po' spenta o dimenticata. È una città essenzialmente a vocazione agricola, ciò nonostante ha mostrato valenze importanti anche nel campo dell'artigianato, parecchie botteghe che hanno insegnato, prodotto, rinnovato criteri, tecniche in varie direzioni. Quella bottega artigiana dove l'artigianato talvolta, quello più nobile che sconfina, può sconfinare nell'arte. Remota è la tradizione pistoiese della lavorazione del ferro e parecchio antica anche la fama di produttori di daghe particolari, sembra da qualche documento rinvenuto dove si parla di personaggi come Camillo Vitelli, siamo al 1540, intorno a quelle date lì, o altri due produttori di lance da guerra, mi sembra Tommaso Daldichieri e Francesco Di Domenico, qualcosa del genere. Un altro cronista pistoiese della metà del Seicento, Michelangelo Salvi, nelle sue Storie di Pistoia e Fazioni d'Italia, ci rammenta per la produzione di particolari tipi di ferri, non li descrive bene, ma ne attribuisce a Pistoia l'invenzione. Un'ultima cosa che vi volevo dire prima di entrare nell'argomento, topico. Pistoia più recentemente è stata rammentata per un'altra produzione speciale, quella dei bisturi da chirurgo. Secondo alcuni, il bisturi potrebbe essere stato inventato in città e aver preso il nome da una forma lessicale antica che indicava appunto Pistoia. Ma questa è una storia più recente. La storia delle armi da fuoco a Pistoia invece è tuttora da scrivere. Non esiste un profilo completo di queste vicende, limitate a notizie frammentarie, sparse, talvolta nebulose, per cui mai raccolte in maniera organica e sistematica. Quello che vi sto raccontando si verificò da noi durante appunto il dominio mediceo di Cosimo I e dei figli Francesco e Ferdinando poi. Cosimo fu colui che fece ampliare, cioè dette in carico a Giambattista Bellucci, detto il San Marino per le sue origini, di ampliare la fortezza Santa Barbara a Pistoia, che era sorta intorno al 1300, questo è l'ingresso dove era collocato il ponte levatoio, con ancora ben visibile lo stemma mediceo. Altri scorci della fortezza, questa è presa da una cannoniera, l'ultima fotografia che vi mostro, a protezione dell'ingresso, perché nell'idea di Cosimo la fortezza doveva servire non tanto per difendere Pistoia, quanto per tenere sotto controllo gli animi bellicosi dei pistoiesi che non sopportavano facilmente il dominio fiorentino. Bene, nelle carte di questa fortezza si sono rinvenuti parecchi elenchi di bombardieri. Qui aveva sede la scuola dei bombardieri, alcuni dei quali spediti sulle navi da guerra. In alcune di queste carte, ve ne mostro un paio, riferite mi sembra al novembre del 1623, sì, compaiono nomi che poi ricorreranno in questa discussione. Nell'elenco degli inutili, come vengono definiti, morti e banditi, si nota la presenza di Bastiano Biagini, che si definisce già vecchio e vorrebbe essere esiliato. Questo sarà il cognato di quel maffio a cui accennava il professore. In un altro elenco della stessa data, tra gli abili, compaiono invece due bresciani che appartengono alla famiglia Leoni, Fabiano e Antonio, Antonio di 49 anni e Fabiano di 19, che vengono già definiti archibusieri.
A Pistoia giunsero i primi bresciani contravvenendo alle disposizioni dettate da Venezia, che tentò in ogni modo di impedire per lungo tempo l'emigrazione di questi artigiani dai loro luoghi d'origine. I primi sembrano giungere da noi intorno alla prima metà del Cinquecento. Io le tracce certe, ora ve le mostrerò, parlano del 1550, da documenti che si sono rinvenuti. E appunto la cosa curiosa è che questo nucleo di artigiani bresciani giunti da noi alla metà del Cinquecento si concentrarono in un luogo posto a circa 4 chilometri dal centro, in una località ricca d'acqua. Questa è la pianta, è la cartina di Pistoia tratta dalla stessa guida di prima, e si stabilirono a Candeglia. Candeglia è un luogo collinare bagnato dal torrente Bure e prossimo a quelle montagne colme di boschi e quindi ricche di legno e di carbone che erano indispensabili per questo tipo di lavorazione. Frequentando appunto l'archivio di Stato di Pistoia, mi sono imbattuto, ero lì per un altro tipo di ricerca, in una corposa filza di documenti di oltre 4 secoli fa. Erano in buono stato di conservazione e soprattutto scritti in buona calligrafia. E fui attratto alla loro lettura, incuriosito dal fatto che nelle prime righe si parlava di una condanna a morte combinata dal Granduca. Il responsabile di questo fatto di sangue grave, del quale parlarono le cronache locali, era un famoso archibusiere della città, Maffio di Nicodemo di Marco del Mazzola, Pizzimardi o Piccimardi o Piccinardi, come a volte si firma in determinate carte. La sua famiglia, con il padre Nicodemo, giunse da noi a Pistoia, stabilendosi in Candeglia, con il figlio Maffio, il fratello Fabrizio e 2 figlie, Caterina e Violante. Probabilmente la famiglia aveva altri membri, ma non si sa esattamente né il nome né il numero. Nicodemo rilevò la fabbrica, che era di proprietà di Battista Di Giorgio d'Alchino, con un contratto del 16 dicembre del 1560. Quindi Giorgio d'Alchino è chiaro che doveva essere da noi abbondantemente prima. Questo è il contratto con cui i funzionari granducali concedono la fabbrica di archibusi a Nicodemo Di Marco di Mazzola d'Agarda di Brescia per 5 anni. Ma nell'ottobre, il 30 ottobre dello stesso anno, allegato alla stima, al contratto, c'era la stima della fabbrica, cioè tutto ciò che questa fabbrica esisteva, e soprattutto l'assenso dei precedenti proprietari, ovvero, questo è il documento che abbiamo rinvenuto, Battista Di Giorgio d'Alchino, che si scopre in questa carta, aveva un socio, il maestro Bernardino da Prato, che sono d'accordo a consegnare in questo giorno la fabbrica di Candeglia al maestro Maffio. Un aiuto notevole ce l'ha fornito anche la curia vescovile, cioè attraverso tutti quei registri tenuti dai parroci di Candeglia, dove annotavano periodicamente le presenze, quindi matrimoni, morti e abitanti. Io ve ne mostro qualcuna. Questa è una carta del 1574, dove compare Maffio, ha in casa 6 persone, ma non si sa bene chi fossero, perché il parroco non le registra, ma ci sono 2 presenze importanti di famiglie pistoiesi che già operavano nella fabbrica di Maffio, gli Ozzelli e i Ricci, che poi diventeranno successivamente proprietari. Questa è una pianta deliziosa, che è conservata nell'archivio di Stato, della fabbrica di Maffio, una piantina colorata, dettagliata, che è stata redatta nei primi del 600, quando era proprietario della fabbrica il cognato di Maffio, Bastiano Biagini, del quale vi parlerò più avanti. Questo è il torrente Bure, la terra lavorativa che era annessa all'opificio, la fabbrica vera e propria dove erano impiantati i magli, il bottaccio per la raccolta dell'acqua,
il carbonile e la presa d'acqua con la gora dal torrente Bure al Bottaccio alla ruota per attivare le macchine e la sua restituzione al torrente Bure. Si sono fatte indagini sul luogo per cercare di capire dov'era e cosa c'è rimasto. Quello che è rimasto di questa fabbrica sono qualche muro perimetrale, alcune canalizzazioni dell'acqua, è ancora visibile il Bottaccio. Qui le indagini sono complicate perché l'ambiente è divenuto un'abitazione privata, per cui fare foto e cercare di approfondire la questione non è cosa semplice. Ciò nonostante siamo riusciti a fotografare la facciata di quella che era la fabbrica di Maffio, dove è ancora evidente lo stemma mediceo. Un'altra cosa del quale è rimasto, ma purtroppo solo la facciata, è un tabernacolo posto all'ingresso della fabbrica. Di esso c'è solo la facciata perché il resto è un'abitazione privata. Maffio lo fece costruire, come dice lui, per sua devozione, dedicandolo alla Vergine Maria nel 1584. Forse preso da qualche rimorso o nel tentativo, chissà, di guadagnarsi almeno il purgatorio. Perché Maffio, da tutte queste carte, ci siamo fatti un po' un'idea di quello che doveva essere. Personaggio abile professionalmente, ma anche scaltro e soprattutto in grado di imporsi non solo come professionista, ma anche con maestria e determinazione nella sua vita di relazione. Nel 1582 i due fratelli, che alla morte di Nicodemo lavorano insieme, si separano, Fabrizio e Maffio. E Maffio diviene l'unico proprietario della fabbrica posta lungo le rive del torrente Bure, che lui amplia e rinnova. Non si sa se nel frattempo Fabrizio fosse morto oppure se i due si fossero divisi volontariamente. Fatto sta che Fabrizio scompare. In quell'anno accade un'altra cosa importante per il futuro della fabbrica. Il matrimonio di Caterina, sorella di Maffio, con Bastiano Biagini di Nicolao di Badia Pacciana, un paese della piana pistoiese posto a circa 4-5 km dal centro. Il Biagini aveva già lavorato con lui, rimane nella fabbrica fino alla morte di Maffio. Biagini, che aveva anch'egli un carattere abbastanza difficile da trattare, un personaggio rude, insomma non era semplice tenerlo sotto controllo. Altre carte della chiesa, queste sono un po' più recenti, al 1584, dove compare Maffio, ha ancora le stesse sei persone, ma la cosa da notare è che entra in scena Cristoforo Leoni con due persone a lavorare ancora con Maffio. È ancora presente un discendente della famiglia Ricci, sempre nella stessa fabbrica. 1586 appare nell'elenco redatto dal parroco, insieme a Maffio, la moglie Bartolomea di Lisotto da Villa di Piteccio, che sarà la protagonista di questo racconto, suo malgrado, perché morirà. Un figlio di Maffio, Nico, Antonio dalla fabbrica Leoni, sicuramente, ma voglio farvi notare la presenza di un altro personaggio importante, agnolo della fabbrica, verosimilmente il Franzini, che era già in Toscana. Da altre carte si rileva che era qui insieme a altri cinque transfughi da Venezia, per cui lui si era già impiantato nella fabbrica di Maffio. 1587 c'è ancora la Mea, il Franzini, ma quello che è importante, ci sono altri sette maestri di canne, del quale purtroppo il parroco annota solamente i nomi, quindi non si sa bene chi fossero. È nel 1593 che si verifica la tragedia personale di Maffio, che ci ha permesso di conoscere in dettaglio l'uomo, la sua personalità. Maffio uccide la moglie Bartolomea di Lisotto da Villa di Piteccio, che il parroco annota la sepoltura lui nell'ottobre
dello stesso anno. In realtà il fatto, da altre carte, sarebbe avvenuto qualche quindicina di giorni prima. Nello stesso anno muore anche Agnolo Franzini Bresciano nell'agosto e nel luglio sempre del 1593 un altro dipendente della fabbrica, Valentino. Maffio è l'ideatore dell'uccisione che avviene in concorso con tre nipoti e un lavorante. Il lavorante mi sembra Michele De Niccolò Bianchi e i tre nipoti sono Jacopo Di Battista Ricci, naturalmente, e Antonio Di Battista Ricci e Fabiano Leoni. Uccidono la Mea. Granduca ovviamente lo condanna a morte. Condanna a morte lui e il nipote esecutore materiale. Maffio scrive una serie di lettere di supplica accorate a Granduca per aver salva la testa lui e salvare anche chi gli aveva dato, diciamo, una mano. È curioso perché lui ammette di aver compiuto un'azione scellerata, potrebbe fare altrimenti, ma dice anche che fino ad allora parecchie erano state le occasioni fornitegli dalla Mea, dalla moglie, che avrebbero potuto giustificare tanta violenza. In sostanza lui non la sopportava più. A casa di Maffio viene inviato il fiscale, il notaio Vespasiano Buoni, il quale si reca nell'abitazione che Maffio aveva in centro a Pistoia, che dopo vi farò vedere, e nella fabbrica di Candeglia, per inventariare e quindi confiscare tutto ciò che era nelle sue proprietà. Intanto all'arrivo del notaio Maffio è a letto malato. È una malattia sicuramente reale, ma probabilmente ingigantita per cercare di intenerire in qualche misura il notaio. Vespasiano Buoni è di una precisione estrema, perché annota in dettaglio e con puntiglio, estrema precisione, tutto ciò che era nelle proprietà di quest'uomo, sia nell'abitazione di Pistoia, ma quello che è più importante, nella fabbrica di Candeglia. Attraverso questi elenchi, io vi mostro un paio di pagine, molto chiare come scrittura, qualche termine ha avuto bisogno, un lavoro un po' complicato di decifrazione per capirne bene l'uso. Ma abbiamo avuto un'immagine fotografica di quello che erano gli strumenti, gli utensili, le macchine usate da quest'uomo per la produzione degli archibusi. Ve ne leggo tre righe, tanto per rendersi conto della maestria del notaio e di quello che ha rappresentato questo elenco. Nella bottega da fornire i lavori, un paio di mantici piccoli, un'incudine di libbre 280 in circa, tre morse da fornire con tutti i loro ferramenti, una morsa di ferro piccola, 25 lime di più sorte fra piccole e grandi, 10 martelli di ferro fra piccoli e grandi, 7 paia di tanaglie di più sorte, libri 40 in circa fra bottoni, scarpelli e altri ferri da mettere in opera, 30 canne d'archibuso, 25 nuove arrotate e 5 vecchie, libri 60 di ferri da fornire archibugi dentro in due cassette. Viceversa, nella fabbrica dove erano contenute le macchine, due paia di mantrici grandi usati, due incudini di libre 700 in tutto usate, due magli di ferro di libre 300, due incudinette del maglio di libre 140 in tutto, tre canne d'archibuso incominciate, un paio di bilance usate e 30 spine di più sorte da fare gli archibugi. Quindi Vespasiano Buoni aveva fatto un lavoro egregio, secondo me, e l'elenco continua naturalmente. Ma oltre a questo, Vespasiano va a frugare anche nelle carte, nei libri contabili di questo personaggio. Attraverso la lettura di questi libri, ce ne sono due o tre tracce, si capisce il carattere di quest'uomo. Qui, per esempio, si parla della divisione di Maffio dai fratelli, per cui si capisce che oltre a Fabrizio Maffio dovesse avere altri fratelli maschi. È chiaro quando dice detto Maffio a testa che si è diviso con i fratelli. In un altro foglio degli stessi libri contabili, una proprietà di Maffio, una selva nel comune di Villa di Piteccio, probabilmente portata agli indote dalla moglie, perché Villa di Piteccio era il paese della Mea, che lui dà in affitto a un certo Tartaglia di Jacopo di Tartaglia per 9 staia di farina dolce, sicuramente. Ma la cosa che colpisce l'attenzione di quest'uomo ai suoi interessi, lui chiede un mallevatore, cioè un garante, non qualunque, ma che fosse di sua fiducia.
e un'altra proprietà che non si sospettava che Maffio potesse avere, una seconda casa in Cappella di San Paolo, cioè San Paolo, in centro a Pistoia, che lo aveva pagato 400 lire. In altre pagine di questi libri invece sono contemplati i lavori che svolgeva per la fortezza Santa Barbara e mi sembra per il procuratore Ser Jacopi, non so se fosse Francesco Giovanni, mi pare di ricordare. Ecco la casa di Maffio, posta in Cappella San Giovanni, For Civitas, nella strada dei Fioravanti. Questo è il centro di Pistoia, questa è la chiesa di San Giovanni, che è For Civitas perché era al di là delle mura del primo cerchio che gli passavano esattamente davanti, era una zona centralissima di Pistoia. La casa dei Fioravanti, una famiglia pistoiese, e qui cerchiata era l'abitazione di quest'uomo nel vicolo oggi della Misericordia Vecchia e oggi senza uscita. Naturalmente non siamo stati capaci di individuare esattamente la porta, questo è chiaro perché le cose dal 600 a oggi sono cambiate non poco. E si arriva quindi, Maffio si ammala e nel 1594 muore, ma prima di morire si accorge quest'uomo che si avvia alla fine e quindi insiste presso il Granduca perché la fabbrica passi nelle proprietà del cognato Bastiano Biagini. Ci sono altri due armaioli pistoiesi che tentano di averne la proprietà di questa bottega, Tommaso Ducci e Gerolamo Zeloni, ma non riscuotono né la fiducia dei funzionari governativi né quella di Maffio. Quindi la fabbrica viene concessa al Biagini con un atto, eccolo qui, del 4 novembre 1594, ne diviene il titolare e comincerà a marcare le canne, canne che aveva prodotto ma che non aveva fino allora mai punzonato con il proprio nome. La terrà fino al 1631, quando diviene padrone della fabbrica uno di quei ricci che abbiamo visto nelle carte di Candeglia forniteci dalla Chiesa, Jacopo di Battista Ricci, il quale però muore nello stesso anno. E accade una cosa curiosa: i figli, le figlie di Ricci, Camilla e Maria, sposano i due fratelli Leoni che già lavoravano con lui, Cristofano e Fabiano, che ovviamente divengono i titolari. Però nel 1635 Fabiano viene ucciso nella zona di una delle porte della città, Porta San Marco, che era la porta che immette tuttora la strada per Candeglia. Qui si legge infatti che viene sepolto in Candeglia, ma con licenza del molto reverendo padre Pier Francesco Fabbrini, curato della curata chiesa di San Marco in Pistoia. Quindi era stato ammazzato lì e poi portato per la sepoltura a Candeglia. I Leoni sono ancora presenti lì nel 1670 con Jacopo, a cui succederanno poi i figli Giuseppe, Egidio e Cristofano, che rimarranno a Candeglia fino al 1714-1715, quando la proprietà passa nelle mani della famiglia Iozzelli, che già aveva personaggi che lavoravano a Candeglia. In qualche testo si trova Iorilli, ho trovato, ma in realtà quelle che sembrano a prima vista delle L, a un attento esame, sono risultate delle lettere Z. Iozzelli è una famiglia pistoiese, che rimarranno lì fino alla fine del Settecento, quando le strutture vengono ridotte a una semplice ferriera. Ecco, questo è già con lui nel 1680, con i Leoni, c'è la presenza di Matteo Iozzelli, un discendente del quale rileverà la fabbrica. I marchi di Maffio, che si marcava o con la M, con la P o con la scritta Maffio Pistoia, quello di Bastiano Biagini, il cognato, e quello dei Leoni. Ma non erano questi gli unici archebusieri che c'erano a Pistoia. Ce n'erano altri armaioli bresciani, due in particolare che ricorrono spesso nelle carte di questo artigiano, sono Francolino di Girolamo Avogadro di Brescia e Bernardino Breni. Questi due personaggi
avevano la casa in città e la fabbrica in una località sperduta dell'alto Appennino pistoiese monachino. Al di là delle indiscusse capacità professionali di Francolino, loro producevano corsaletti, celate e sembra, non sono certo, che lavorassero anche il ferro e ferraccio da ridurre in materia prima per le successive lavorazioni. Francolino aveva un carattere piuttosto curioso, diciamo ribaldo, perché parecchie lettere si sono rinvenute dove i funzionari granducali, sentendosi presi in giro da quest'uomo che malamente giustificava le mancate consegne di manufatti, in sostanza non aveva gran volontà, veniva richiamato più volte appunto al proprio dovere. A Monachino, io qui ho due fotografie, ve le mostro, del 1969, Monachino ha pochissime case, quello che doveva essere la fabbrica, ci metto un doveva ma lo sottolineo, sono queste due immagini di quel che resta di una ruota e di una condotta dell'acqua. Certi particolari ci mostrano che la ruota è stata riadattata, rimaneggiata, modificata perché ha servito successivamente ad attivare le macine di un mulino per macinare le castagne. Però sicuramente qui di case a Monachino ce n'è tre o quattro e l'unica è questa che avrebbe potuto ospitare un opificio del genere. Il fiume è parecchio più basso della casa e quindi la presa d'acqua è molto lontana, io all'epoca la vidi dov'era. E ecco, questo è il finale, lo volevo fare con una sorta di gossip, è una carta che è scappata fuori all'ultimo momento, ma è curiosa, della quale nessuno sospettava questa eventualità, insomma. Non si sa chi l'abbia scritta perché il nome è risultato illeggibile, però qui si parla chiaramente di un figlio naturale di Maestro Maffio, di 19 mesi. Chi scrive si rivolge al Granduca in sostanza per dire che Maffio aveva lasciato nel suo testamento, mi sembra, 100 scudi a questo figliolo che evidentemente aveva riconosciuto. Ma dopo la confisca di tutti i beni, di tutte le proprietà, a questo ragazzo non era rimasto niente. Quindi invocano o invoca la scrivente o lo scrivente il Granduca perché gli sia concesso quel po' di sostanze a questo pargolo perché potesse sopravvivere e magari intraprendere l'attività del babbo. Questa è l'ultima carta che vi mostro. Quindi in sostanza, per concludere, dico, Maffio, attraverso la sua, diciamo, esistenza di artigiano, i suoi errori, le sue debolezze di uomo, la sua vita privata, ma soprattutto la brillante esistenza di professionista, ha scoperto un mondo locale estremamente particolare e quello che poi ci ha affascinato e che ha indotto anche un non addetto ai lavori come me a approfondire questa indagine. Un mondo che è colmo di nomi parecchi meno noti di quello di Maffio, alcuni anche sconosciuti, però tutti che in qualche misura hanno inciso dei solchi profondi nella storia delle armi da fuoco e soprattutto, e finisco, hanno nobilitato il nome di Pistoia in campo non solo nazionale ma credo anche in quello internazionale. Ho finito. Ringrazio Nesti per la sua appassionante analisi, non solo delle fonti archivistiche, ma anche per le sue ricerche in loco, per la localizzazione dell'odierna collocazione delle antiche strutture produttive. Ora una breve pausa e poi riprenderemo con il prossimo intervento inerente alla storia sempre di Maestro Maffio e dei suoi successori.
Mi mancano ancora due presentazioni. No, da caricare.
Iniziamo a riprendere posto e chiamo sul palco l'ultimo relatore della mattinata. Possiamo già andare? La presento un secondo. Parla ora Cosimo Zinnari, della Polizia di Stato, collezionista con una grande passione per le spingarde, e continuerà il dialogo della mattinata inerente alla produzione di armi nel Pistoiese. Le passo la parola. Grazie. Ovviamente io vi ringrazio a tutti, io sarò molto breve e l'unica cosa che appunto voi vedete sono queste foto della mia collezione di queste armi fatte a Pistoia, che quelli che mi hanno preceduto appunto hanno parlato di tutta la storia di questo grande maestro. Io arriverò presentando alcuni di questi oggetti fino all'ultimo, che furono alla famiglia dei Mantellassi, questi cannonieri qua di Pistoia. Ovviamente la prima immagine che vediamo è una scheda di alcuni acciarini che, quando questo mafio arrivò nel 1550, già ancora erano acciarini a serpe. Diciamo che sono, da questa cosa, diciamo che poi sono, quello che è scritto per uso militare, sono la base dell'acciarina a pietrafocaia e poi a capsula, e l'altro è stato sviluppato l'acciarina a ruota, ovviamente. La seconda immagine, un'altra cosa, perdonatemi, che noi parliamo sempre, abbiamo parlato di cannoniere, ma per far funzionare ovviamente un archibugio necessitava appunto da un accentitore, che era questo acciarino, e della cassa che teneva tutto assieme. L'immagine ovviamente successiva è appunto questo fucile con la firma per esteso sulla canna di Mafio Pistoia, perché sarebbe nel periodo successivo, appunto dopo il 1600, che, quando diceva prima il mio amico dottor Paolo Onesti, il prima si firmava con Mafio Pistoia con le tre facce, aveva un punzone precedente. Qua, avendo già un acciarino ben concegnato, già a fucile, siamo su quel periodo. Quest'arma ovviamente monta già un acciarino, e anzi un'altra cosa che volevo puntualizzare, io non sono tanto bravo e tecnico in queste cose, è che queste canne da Pistoia venivano, ovviamente c'era già un commercio, andavano verso il sud e verso il nord, per cui possiamo trovare delle armi, in questo caso, che la canna è pistoiese e l'azzaliere era un armaiolo napoletano, come troviamo delle canne del Franzini con acciarini alla Romana o alla Fiorentina e viceversa. Per cui l'immagine successiva è appunto dell'acciarino che è applicato a questo sistema. Questo è un acciarino alla napoletana o alla micheletta, che completa questo fucile che abbiamo in questa collezione. Ovviamente gli acciarini erano distinti per regione, al sud nel regno delle due Sicilie avevamo l'influenza spagnola, avevamo queste acciarine alla napoletana, alla michelette, il centro nord avevamo gli acciarini alla fiorentina, prevalentemente con l'acciarina alla romana, e Brescia, che sfruttava entrambe le parti, sia acciarina alla fiorentina, che o troviamo fucili montati con l'acciarina alla romana, o anche alla moderna francese. Nell'immagine successiva vediamo l'interno di questo acciarino, sempre del fucile con la canna di Mafio, e nella sua componentistica. Questo è uno dei primi fucili che poi mai intotto sembra a cercare, a collezionare gli oggetti di Pistoia. Questo è un fucile, appunto, come ho scritto, di colosso calibro. Appunto questo cannoniere, come è applicato che vediamo successivamente sulla canna, questo Cristoforo Leone Pistoia. E passiamo, ecco qua l'immagine, che appunto, come riportato dai vari libri, apparteneva a questo personaggio. L'acciarino di questo fucile, ovviamente, questo è l'interno, è un'acciarina alla romana, è l'interno, e questo è l'acciarino, sembra, dalla parte esterna, con tutti i levraggi delle molle, la molla maestra e la molla della martellina.
Un'altra cosa che ho messo qua è il confronto che avevamo fra i due cerini, che sono quasi simili, diciamo, sia quella alla romana o alla Micheletta napoletana, oppure alla romana che era, diciamo, l'acerino all'italiana nostra, dove le due frecce indicano la diversità dove come opera il mollone maestro. Nel primo, diciamo, il mollone maestro appoggia sul tallone posteriore del cane, che gli imprime la molla in senso di rotazione a percuotere sulla martellina. Il secondo, invece, il mollone posta all'inverso, la parte lunga di questa molla, e appoggia sulla parte il tallone anteriore, che lo spinge nella parte inferiore. Questo è un altro fucile, qua parliamo appunto di fucile perché Pistoia, ovviamente, oltre che venivano marcati col nome dei cannonieri, dal 1700, per quello che si è capito per una legge comunale, erano stati obbligati a imprimere il nome della città. Per cui lo vediamo successivamente, riportato appunto, esaminato un po' in oro, col punzone del marchio di Pistoia. Questo fucile ha l'acciarino successivamente firmato Atto Fabbri, ed è un acciarino appunto alla fiorentina. Un'altra cosa che mi preme dire, diciamo, in questo contesto, che l'acciarino alla fiorentina, diciamo, è un acciarino abbastanza raffinato nel suo meccanismo di funzionalità, in quanto è composto, cioè, ecco, lo vediamo successivamente, nella noce del cane non ha la tacca, diciamo, di monta del cane, per cui, diciamo, nel momento, ha solo la tacca di cane armato. Perché? Perché la martellina opera separatamente, e nel momento in cui andiamo a armare il cane, diciamo, mettendo il polverino nel bacinetto, chiudiamo il coprescodellino, a sua volta comunque è nella sua lavorazione c'è un'asta che comanda nell'inizio, diciamo, quando andiamo a premere il cane, che sganciamo la noce, il cane al primo quarto del cane che inizia la sua rotazione, sgancia il coprescodellino lasciando libero il bacinetto, atta a ricevere tutte le parti incandescenti che la pietra focaia crea per l'accensione, diciamo, e il funzionamento di esso. Qua ho messo in questo confronto, per renderci, diciamo, maggiormente, appunto, dove appoggia la molla sulla parte, diciamo, sulla noce e la parte superiore, e con la posizione di cane armato e cane, diciamo, già battuto, dove, diciamo, lo scodellino è stato aperto. In questa foto vediamo la differenza che dicevamo prima, dove un acciarino alla moderna ha, diciamo, la tacca di sicura, dove la leva appunto di scatto si impegna e tiene il cane in posizione armata e di sicura, e invece l'acciarino alla fiorentina resta sul cane armato e basta. Perché se non mettiamo giù la martellina, anche se accidentalmente il cane si sgancia, non crea, diciamo, l'accensione. Questo è un altro, diciamo, archibugio che porta appunto punzionato la città di Pistoia. Il cannoniere, non sappiamo chi è stato il cannoniere, non porta segni, adesso non sappiamo se col tempo chi è stato prima il proprietario o nel trattamento, nell'incuria, nel pulire l'arma ha portato via qualcosa, ha cancellato qualcosa. Comunque l'unica cosa che è rimasta impresso, diciamo, è il monogramma della città di Pistoia. Qua si vede un po' maggiormente. Un'altra cosa che presenta è questo acciarino, sembra la fiorentina, abbastanza, diciamo, cesellato. Anche qua non sappiamo il costruttore dell'acciarino perché non porta una firma. Forse è andato troppo veloce. Ok. Questo è successivamente, parlando appunto di tutte le successioni, diciamo, della famiglia di Maffio, che erano poi subentrate Leoni, questo è un altro fucile appunto di questo cannoniere Egidio Leoni, che operava appunto in Toscana con la Sattezza Rosina, e vediamo, sempre con acciarino alla fiorentina, e questi sono i punzoni che sono apposti sulla canna, che evidenziano, cioè, Egidio Leoni Pistoia. La foto, diciamo, esterna dell'acciarino alla fiorentina, con la martellina aperta, lo scodellino aperto, e la foto successiva con il suo interno, dei suoi meccanismi, i suoi leveraggi di scatto e roba varia. Sempre firmate Egidio Leoni.
Qua ho messo, che ovviamente fa parte della collezione, parlando appunto di questo Francino che era Pistoia, ma a questo momento questo Gio Battista Francino molto mente operava appunto, se la canna veniva forse giù da, appunto da Brescia o da Gardone, comunque monta appunto questo, la firma, e monta questo accerino comunque alla spagnola, di origine sempre alla Micheletta o spagnola, firmata da questo Giuseppe Raso. Andiamo avanti, questo è l'interno dell'accerino, con appunto i meccanismi. Questo è un fucile della famiglia dei Pisinardi, Benedetto Pisinardi, la canna è firmata, la cassa è sempre diciamo, di scultura diciamo, toscana, diciamo, la forma della mezza cassa del calcio che segna tutto, la firma, la sella di mira. E questo è l'accerino. L'accerino appunto è alla romana, c'ha questo iniziale all'interno, che sinceramente io personalmente non sono ancora riuscita a stabilire, a accertare che presume che qualcuno molto ente della famiglia dei guardiani, non so, posso dire una sciocchezza, comunque è diciamo la fattura più o meno ci porta nelle zone dei Anchiari, se presumibilmente. Quelle dei Pisinardi che andare dietro, io credo sempre siamo sul 1700, ritorniamo indietro, 1750, è un fucile sempre a pietra focaia. No, mi sono andato troppo avanti, quell'acciarino, no, aspetta, scusatemi, eh. Sì, è sempre un acciarino a pietra focaia, per cui diciamo è quello lì. Andiamo, scorriamo avanti. Questi sono gli ultimi, diciamo, dei fucili, questi sono già con la percussione a capsula. La cosa molto che abbiamo trovato è che questo qua si intravede un po' male perché andrebbe diciamo, evidenziato per bene con diciamo, degli acidi per rifarsi, che c'è scritto nella trama del Damasco c'è Giuseppe Leone Pistoia. Ovviamente e successivamente la batteria che è firmata da questo Paolo Corsini. Questo è un altro sempre fucile in Toscana, diciamo, sempre con la canna in Damasco, e il punzone della fabbrica della Magona, cosa che io diciamo, molto tempo fa non avevo, diciamo, l'abbiamo ritrovato appunto a Pistoia. In questo caso diciamo, l'acciarini con segno di scatto, anche se alluminella, appunto, è di questo Iozzelli Pistoia. Questo è un altro fucile con una canna, quando quello dicevo prima, le canne c'erano questo va viene, c'era questo commercio che si scambiavano o molto bene, o non sappiamo se è stato riassemblato in un secondo tempo, perché gli anni sono passati e qualche acciacco l'hanno avuto. Il suo interno, questo sono resti dei punzoni spagnoli, l'acciarino, sempre credo successivamente trasformato all'uminello perché molto bene era nato a pietra focaia, è firmato Domenico Corsini. E diciamo, non è in buono stato, ha lavorato, ma è stato molto sfruttato. Questo è uno degli ultimi fucili che diciamo, abbiamo trovato su a Pistoia, sempre con la canna in Damasco, la venatura, canna in due ordini, ovviamente l'intercambio alla canna fra la venatura e l'altra. In questo monogramma che prima non riuscivamo a identificare, in teoria c'è una P, Paolo Mantellassi, Pistoia, PMP sotto, non capivo poi, ripulendo un po' per benino la canna, sul sopra si intravede e andrebbe appunto damascato per bene a far risaltare, c'è scritto Paolo Mantellassi Pistoia. Di Paolo Mantellassi Pistoia ultimamente ne è stato venduto una all'asta sarzana che era a pietra focaia, diciamo, molto, molto, molto più antico e più bello. Ecco, questo era l'acciarino che monta questo fucile, diciamo la forma già del cane abbastanza intarsiata a forma di bocca di un cane, firmato appunto Carlo Bettini Pistoia. Questa è una pistola, sempre della collezione, Paolo Corsini, Pistoia. E poi siamo alla fine, abbiamo messo un insieme un po' di punzoni, come possiamo trovare appunto alcune armi punzonate prodotte nella nostra zona. Questo era quello di Egidio Leoni, Giuseppe Leoni, quello che abbiamo visto precedentemente,
il Paolo Mantellassi che abbiamo visto precedentemente, il Ponzone della Mogona, questo è l'ultimo, insomma, l'ultimo marchio di Pistoia con il Leone di Pistoia che attualmente è rimasto a casa, questo fucile che non è in belle condizioni. L'acciarino di questo fucile da Pietra Focare è stata trasformata, non l'ho fotografato, e porta i resti della famiglia Cecchi Luigi, quelli famosi dell'acqua fresca di nativi di Bargi. Non l'abbiamo fotografato. L'ultima foto è questo Cosimo Iocuzzi di Pistoia, che si trova, sì, si trovano armi, in effetti prima diceva a un amico che ho sottotiro, diciamo, questo fucile con questo marchio al luminello, e un altro amico in realtà ha una doppietta che è conservata a Roma con questo marchio a Pietra Focaia. Con questo io ho finito la mia breve cosa, spero di non aver annoiato, vi ringrazio di avermi dato la possibilità di fare una chiacchierata della mia piccola collezione, ok? E grazie. Ringrazio Zinnari per il suo intervento che completa il dialogo della seconda parte della mattinata inerente all'attività svolta dai produttori bresciani fuori dalla loro città d'origine, presentandoci quindi una serie molto interessante di manufatti da loro creati. Quindi la ringrazio proprio perché così abbiamo un quadro completo dell'argomento. Sì.